Zitto devo stare. Veramente tanto sangue. Ma proprio tanto. Porca. Mi sono appena fatto un pisolino qua. L'energia è quella. Ehi, benvenuti a Giacomo fa un sondaggio su internet, poi legge le cose. Ho fatto un sondaggio su YouTube che recita quanto segue: cosa ti blocca? E le risposte sono: paura, soldi, abilità ed esperienza. Oh, guarda che sogno. Scusate. Innanzitutto, la scelta delle risposte è tutto fuorché banale, nel senso che queste qua, ripeto, paura, soldi, abilità e esperienza, sono esattamente gli elementi con cui io stesso combatto, periodicamente, nel senso una volta è uno, una volta è un altro. Non sono di certo qua a farvi il pippozzo del tipo devi credere nei tuoi sogni, poi quando ci credi tutto va bene. Non è così, per niente. Questi sono problemi con cui non penso che andrò d'accordo mai nella vita. So che ad intervalli quasi regolari dovevo farci i conti con questi problemi. Però una cosa mi ha fatto abbastanza ridere: il 50% delle persone, di quasi 5.000 voti, il 50%, quindi cioè proprio veramente tanto, ha risposto che il problema che lo blocca di più sono i soldi. Non so esattamente come prenderla, però fa abbastanza ridere, tra virgolette. E che se ci pensi bene, i soldi sono la cosa che meno ha a che fare con la propria persona. Devo stare attento a dire quello che dico perché sembra che possa offendere qualcuno. Sebbene io adesso faccia una premessa del tipo: quello che sto per dire vorrei che non offendesse nessuno, sono sicuro che offenderò qualcheduno. Perché... com'è che posso prendere questi risultati? O chi ha risposto i soldi è sicuro di avere abilità e esperienza, oppure realmente ha un obiettivo così grande, così ambizioso, che non si può fare altrimenti che con veramente tantissimi soldi. Però se c'è una cosa che io ho imparato nel corso degli anni è che i passi indietro che si possono fare prima del raggiungimento di un certo goal sono infiniti, a differenza dei passi in avanti che puoi fare. Tutti ci troviamo davanti passo dopo passo a un blocco insormontabile. Però la differenza è che qualcuno arriva a questo blocco e si ferma e dice: ok, questo è il problema che ho, non posso andare avanti. Però se tu hai la coscienza di capire che invece i passi indietro che puoi fare sono infiniti, non ti può fermare niente. Torni indietro quel tanto che devi per ovviare a queste mancanze. Sta proprio lì, secondo me, la differenza tra chi fa le cose e chi si ferma. Perché i problemi ce li hanno tutti, dal primo all'ultimo, chiunque. Non c'è differenza di soldi in banca e di esperienza, i problemi ce l'avranno tutti. Ma chi poi li supera, secondo me, posso dire cazzate, ma è colui che ha la coscienza di poter fare infiniti passi indietro prima di farne altri avanti. Potrebbe essere il titolo del mio libro. Un'altra cosa invece che ho detto poi nei commenti, ma che io non ho messo negli elementi disponibili da scegliere, è il tempo. La ragione per cui non l'ho messa, questa opzione, è perché non può essere un problema. A meno che veramente, cioè, in pochi esempi e molto gravi, di morte imminente, oppure di, non so, sei una donna con 6 figli, una casa e 5 cani. In quel caso, ma non neanche quello, perché è pieno il mondo di esempi di donne del genere che spaccano il culo a qualsiasi uomo esista. E credo di volerci fare sul tempo e sulla gente che parla di questa mancanza di tempo. Ah, mi dà fastidio. Mi starete chiedendo cosa sto cercando di fare, ma se mi viene lo vedrete alla fine. Se non mi viene farò finta di niente, non dirò nulla. C'è sempre il rischio di voler sembrare un po' il motivatore di turno che parla un po' di aria fritta, se vogliamo. Ce ne sono un sacco. I tipici che... sai, no, esce fuori la pubblicità, guardate. C'ho la Ferrari dietro. Pensate che fino a ieri raccoglievo patate e adesso ho una risposta a tutto. C'è solo una risposta valida. Se vuoi fare qualcosa nella vita da solo, che non sia...
che non preveda una conoscenza istituzionale, nel tipo se vuoi fare il neurochirurgo, probabilmente è meglio che tu segua degli studi appropriati, però si auspica che sia così. Ma in tutti gli altri casi in cui questi elementi qua sono determinanti, dovete sapere che dovrete sputare veramente tanto sangue. Ma proprio tanto. Qualcuno l'ha definito chewing glass while staring into the abyss. Masticare vetro contemplando l'abisso, guardando l'abisso. Un abisso. Che poi è molto strano. Talvolta si ha la presunzione o comunque la coscienza errata di pensare di valere moltissimo, ma non si fa vedere niente. Non ci si mette realmente in gioco, e per in gioco intendo non si sputa quel sangue di cui sopra. Io mi ricordo benissimo, da piccolo volevo fare il cantante. Passavo ore e ore ad immaginarmi su un palco, a suonare, a fare cose. Però il mio impegno era quello e basta, nel senso, mi ricordo proprio bene che ero io nella mia cameretta, magari io suonando un pochettino il piano, così canticchiando e credendomi bravissimo, dicevo... Ma io quando sarò cantante, eccetera, non farò le cazzate che fanno questi qua, io sarò molto più bla bla bla. Cioè era molto facile magari semplicemente vedere un passetto in più che qualcun altro poteva fare e pensare, io sono sicuro di poter fare meglio, quindi sono meglio e quindi ce la farò, devo solo aspettare. Ma in realtà non facevo nulla, non mettevo quegli anni a sputare sangue senza alcunissimo risultato, non c'era nient'altro se non la mia presunzione di credere di poterlo fare, che finché c'hai 12, 13, 14, 15, 16, 20 anni, magari 20 anni no, è normale, ma se continui oltre, se sono cose che pensi di fare in tutto quello che fai, c'è un problema enorme. Io ne ho esempi praticamente quotidiani di persone che criticano il lavoro di altri, dicono fossi io lì lo farei molto meglio. Innanzitutto ci devi arrivare a quel punto in cui questa persona è, e poi ti puoi permettere di criticare il lavoro di qualcun altro soltanto se perlomeno tu hai provato a farlo. Ma fammi fare un esempio stupido, ad esempio, quanto è facile criticare Justin Bieber, ad esempio, no? Il cantantino, ok, lui è belloccio, c'ha la vocina, guarda quello lì è belloccio, solo perché è belloccio del ragazzino. Io non me la sento, cioè sebbene Justin Bieber non è che sia proprio il mio tipo di persona, però per criticarlo dovrei perlomeno aver provato a fare quello che ha fatto lui, essere riuscito a fare meglio, altrimenti se non riesco o faccio peggio... Zitto devo stare! Mamma mia, questo non è per niente quello che speravo che venisse. Vabbè, proviamo. Mi sono chiuso dentro. Lo so, stenterai a crederlo. Ma questo video non ha alcunissimo filo logico, nel senso sono io che sto facendo dell'altro, che accendo una telecamera e parlo ad un mio amico, in questo caso un paio di migliaia di persone, qualche migliaio di persone, si spera, ma sto parlando di... Perché ho il fiatone solo perché mi sono chinato? È più una cosa mentale, vabbè. Parlo di cose abbastanza universali, io mi sento di avere un po' di esperienza per poter dire la mia, e l'esperienza non è la bravura, in questo caso perlomeno. Non mi metto ad un livello superiore in cui ti dico semplicemente quello che devi fare, ho la mia ricetta e la fai. Però ti posso dire esattamente quello che anche io esperienzio. Non so, magari ti fai la tua opinione in base a quello che dico. Probabilmente, anzi molto probabilmente, penserai che sto dicendo una marea di stronzate. Posso andare più su? E non farai nulla di quello che ti sto dicendo. Oppure ti scatta qualche cosa e cominci a pensare che magari ci sono diversi modi per fare le cose nella vita. Sono pronto al caldo. Una cosa che faccio spesso, quando faccio questi lavorini qui, è che mi compro questi occhiali da lettura, i più potenti che ci sono, mi sembra che siano 3.5, sono quelli che trovi anche all'autogrill, sì, 3.5. Praticamente quando sei miope, per quello che ho capito io, è come se ti si allontanasse il punto in cui riesci a mettere a fuoco, quindi è usuale vedere il genitore di turno per leggere una cosa se lo allontana, perché non riesci a mettere a fuoco vicino. Gli occhiali per miopi, quello che fanno è avvicinare questo punto di fuoco, ma funziona anche se non ce l'hai quel problema lì, ossia lo avvicina sempre di più, e quindi io a volte li uso nonostante non sia miope per avvicinarmici tanto e avere una visuale, come in questo caso, molto figa di quello che sto facendo da più vicino, perché normalmente così non riesci a vedere niente, quando ti allontani vomiti, ma pazienza. È un trucchetto che ho scoperto da un tizio che
è un investigatore di fenomeni di fuoco, di incendi, e lui per controllare tipo l'erba bruciata eccetera, per vedere da vicino invece che usare quelle robe strane pesanti, va in giro con gli occhialini così e controlla. Ehi Giacomo, morirai prestissimo respirando quei fumi. È vero. Leggiamo ad esempio qualche commento, visto che ci sono un tot di commentini. Ok. Beh, soldi ovviamente. Se avessi più soldi avrei più strumenti. Più strumenti, più capacità. Più capacità, più creazioni. Questa persona ha messo i soldi al primo posto per poi raggiungere esperienza e strumenti e capacità. No, mi dispiace ma non condivido affatto, anzi è proprio la visione più sbagliata che si possa avere, anche perché nel momento in cui hai solo i soldi e non il resto dell'elenco che pensi di avere dopo, vuol dire che butterai dei soldi al vento. I soldi sono sempre l'ultima cosa che deve arrivare. È che nell'era di internet l'ignoranza è una scelta. È una cosa a cui credo veramente tanto. Non credi anche tu? Conviene crederlo perché è così. Allora, questo stagno fa veramente schifo. O il soldatore o lo stagno. O sono io. Io e mia moglie abbiamo fondato la nostra società con 20.000 euro di capitale sociale 10 anni fa. In banca un direttore mi suggerì di chiedere i soldi a mio padre. Non voglio essere arrogante, ma posso garantirti che i soldi non servono. Questo sì che è un commento interessante. I soldi non servono, mi piace. Perché è praticamente così. Ok, tu mi dirai 20.000 euro dalla banca. C'è gente che se va in banca 20.000 euro non glieli danno. Perché non glieli dà? Perché gli manca esperienza, capacità, bla bla bla. Esattamente quello che sto dicendo io, vediamo quello che fa. Wow, ok. Vedi poi, allora, questo tizio che ha appena detto queste cose, quello che fa lo potete trovare su ilpezzomancante.com. Metto in sovraimpressione, spero di potere, alcune delle cose che fanno. Complimenti. Ok, questo tizio spero di poterci parlare un giorno, perché la storia mi sembra che già sia fighissima. Sono lui e sua moglie e fanno queste robe qui. È un esempio lampante di ciò che dicevo prima. Wow, dove capacità ed esperienza vengono prima. Cioè i soldi, è proprio un vero peccato che nei risultati lì i soldi abbiano avuto la stragrande maggioranza, perché andate a vedere cosa fa questo tizio e ditemi se sono i soldi quello che fanno la differenza o la capacità. E da quanto mi sembra di vedere, ahia, sto facendo troppo casino. E cosa ne dite se ci rivediamo tra un attimo che finisco con la farina lì e facciamo due conclusioncine? Quasi finito questo esperimento, sono anche fatto la bibi, nulla che un po' di colla. C'è un'acrilica, ossia attack, non posso affissare. Dai, chiuditi che sono impiastro tutto. Aia! Ok, sicuramente potevo... Aia! Porca!